È un derby tutto nero-verde, lo stadio Angelini, il Chieti riceve il Castelnuovo di Guido Di Fabio, uno dei tanti ex della sua squadra, a partire decisamente meglio la conclusione di Morelli con la respinta di Fusco, il gol di Ripa, il gioco però è fermo per fuorigioco, ma il Chieti rimette il pallone in gioco e con sorte regala il pallone al Castelnuovo, una disattenzione clamorosa che consente a Lorenzo Emili di siglare l'immediato vantaggio Chieti 0 Castelnuovo 1. In apertura, fermato in fuorigioco anche Akamadu prima di depositare in rete, ma il Chieti reagisce subito e con Mariani sfiora l'1-1. Inizia lo show di Grace, il Chieti ci riprova stavolta su calcio da fermo con Pietrantonio che non c'entra lo specchio. È un momento favorevole per il Chieti che con Akamadu cerca il gol sotto la curva Volpi, ancora Grace a fermare tutto, il Castelnuovo si salva ancora nel finale di primo tempo, la disperazione da parte di Fabrizi e di Pietrantonio, ma si va negli spogliatoi con l'1-0 in favore di un Castelnuovo che nella ripresa con le immagini di Galvano Coppa cerca il 2-0 con Ripa, punto di riferimento centrale dell'attacco. Tutto questo prima del raddoppio, ancora una volta con Lorenzo Emili, implacabile, ma altra disattenzione del Chieti per Emili, il quarto gol in campionato con il Castelnuovo, che deve però tornare a difendersi. Fabrizi prova a riaprirla, in campo c'è nel secondo tempo anche Verna che non era partito titolare, segna il gol dell'1-2 e riaccende l'entusiasmo dell'Angelini, e allora Chieti, che adesso ci crede in maniera un po' disordinata ma con orgoglio, diversi pericoli nell'area del Castelnuovo che rischia qualcosa nel corso della ripresa ma che in ripartenza può essere letale, e con San Severino va vicino al gol del 3-1. Gioia soltanto rimandata perché il Chieti a questo punto lascia praterie agli uomini di Guido Di Fabio che trovano il gol che chiude l'incontro con Prestianni. Match in ghiaccio, un solo punto conquistato in casa dalla squadra di Lucarelli, c'è solo il tempo per questo piazzato in favore del Chieti. A fine partita anche i primi mugugni da parte della curva e una prova di forza per il Castelnuovo che allo stadio Angelini batte il Chieti 3-1. Mi dispiace per la sconfitta, è una sconfitta che fa male perché pensavamo di aver trovato un certo tipo di inquadratura dopo anche domenica scorsa. In realtà gli episodi l'avete visti tutti un pochettino, errori troppo individuali hanno creato una situazione ancora di svantaggio per noi, ci abbiamo anche provato, però è inutile stare adesso a parlare secondo me per quanto riguarda gli aspetti tecnici, errori tattici, la partita l'avete vista, noi ci abbiamo provato, stavamo di nuovo in svantaggio, i ragazzi ci hanno provato, non posso rimproverare nulla, la responsabilità, ed è sicuramente una situazione complicata da sistemare, però le cose complicate si sistemano, io sono certo di poter fare questo insieme all'aiuto della squadra. Perché ci dispiace questa situazione, si alternano troppe partite buone, prestazioni buone, casomai, ma neanche a prestazioni, perché io faccio fatica a commentare oggi la partita perché i primi due gol abbiamo preso errori individuali e per noi è stato molto molto difficile, ecco. Ci abbiamo anche provato. Poi è chiaro che pronti via, prendi un gol in quella maniera, il primo tiro in porta della partita, la partita vi ripeto si mette in quelle condizioni. Qualche ragazzo casomai è andato un pochettino in difficoltà mentalmente perché è un discorso esclusivamente mentale e quindi bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe, e quello è compito mio. No, io non mi appello, la responsabilità sicuramente è la mia, la nostra, e quindi noi dobbiamo solo pensare a lavorare, perché secondo me solo con il lavoro e con la quotidianità si riesce a risolvere queste situazioni. Mister, quanto la preoccupa questa sconfitta? No, mi preoccupa solo un po' mentalmente per i ragazzi, per il resto stanno abbattuti giustamente, sono dispiaciuti, però bisogna alzare la testa, bisogna ripartire già da domani con la preparazione dell'altra partita, perché è un campionato che ci metterà sicuramente alla prova, però dalle difficoltà bisogna tirarsi fuori, perché se noi usciamo da queste piccole difficoltà esce fuori un gruppo rafforzato e quindi ci permette di fare dei risultati. Se facciamo fatica a gestire questo momento significa che dovremo soffrire fino alla fine. E ho detto ai ragazzi che loro vogliono il massimo dell'impegno, su questo loro ci sarà un momento più brutto se dovessimo andare peggio che ci contesteranno, ma oggi i ragazzi della curva come al solito non ci hanno contestato, qualcuno al di là
ci hanno chiesto di dare di più perché vogliono gente che lotta come noi stiamo cercando di fare, ma in questo momento non raccogliamo. Ma non c'è stata la contestazione da parte della curva. Ho avuto un piccolo infortunio inizio campionato, però sono felice di aver trovato questi gol sia mercoledì che domenica, quindi davvero bene. E siamo stati bravi a soffrire in certi momenti, anche se nel primo tempo abbiamo concesso 3-4 situazioni proprio perché abbiamo perso palla in uscita e ci abbiamo regalato noi certe situazioni, però nello stesso tempo avevamo gli spazi per andare a fargli male, che abbiamo fatto poi anche nel secondo tempo, ma è una situazione che potevamo già chiudere nel primo tempo, però degli errori hanno tenuto in partita il Chieti fino alla fine, e su questo dobbiamo lavorare.